Sugli 89 milioni di auto prodotte nel 2015, più 4% sul 2014, la Cina resta trainante con ben 24 milioni e, secondo i dati ANFIA, 24,5 milioni di immatricolazioni, più 5%. Un mercato molto ma molto competitivo. All'Auto Show di Pechino gli italiani ci sono tutti. Ci sono anche i fan dell'Italia, come questo di Calibro, e il partner cinese di Fiat Chrysler. A Guangzhou è stata appena inaugurata la nuova linea di produzione Jeep. L'Italia è un paese ricco di cultura, è un paese che mi piace tanto. Il design della nostra auto, soprattutto degli esterni, è fatto in Italia. È un paese molto romantico e creativo. Tra i big, molte le novità in casa Ferrari. Oggi siamo qua a presentare due nuovi prodotti, due nuovi modelli, la Ferrari FGT4 Lusso e la California Tree Handling Speciale. E in più abbiamo un tailor-made center. In Cina abbiamo aperto il primo tailor-made center fuori da Maranello. Le prospettive di Maserati sul mercato cinese sono positive. Le cose stanno andando abbastanza bene, perché per quanto si dica che l'economia cinese è in rallentamento, ci sono settori che crescono più di altri, alcuni perdono, altri guadagnano, e qui il risultato è quello che si vede. Però la Cina è un paese estremamente dinamico e le correnti che si muovono sotto la superficie sono abbastanza imponenti. In Lamborghini continua la saga dei modelli Huracan. È una macchina che è fatta per generare molto più divertimento di quello che può essere una Huracan, perché grazie alle ruote motrici posteriori permette di avere più quello che noi chiamiamo fun to drive, quindi la macchina tende a essere più libera, riesce ad avere più sovrasterzo, quindi derapa più facilmente. Molto vivace il panorama dell'indotto in Cina. Negli ultimi 10 anni noi siamo cresciuti di 10 volte, arrivando a un fatturato che oggi è sopra il 500 milioni di euro in Cina, e contiamo di continuare a crescere attraverso questi stabilimenti. Se ci saranno poi opportunità di ulteriori collaborazioni o joint venture, sicuramente le coglieremo. Brembo in rampa per nuove acquisizioni? Stiamo investendo parecchio nel futuro di questo mercato. Non ci dimentichiamo che la Cina ha davanti a sé alcuni anni, perlomeno una decina di anni dalle stime che abbiamo, in cui sarà permanentemente il mercato più grande del mondo. Ci sono prospettive anche per altre aziende del Made in Italy? Oggi ci sono aziende della componentistica italiane di grandi dimensioni che hanno seguito i costruttori occidentali che hanno investito negli anni qui in Cina, ma il prossimo passo potrebbe essere quello di accompagnare anche quelli che vengono chiamati second tier supplier, per cui sono i fornitori di secondo livello che potrebbero trovare qui in Cina delle condizioni interessanti per fare degli investimenti di tipo produttivo. C'è posto quindi anche per le aziende italiane di dimensioni tascabili.